Bene cari amici, dopo 2 anni di grandissimi successi siamo qui al Teatro Sistina per l'ultima rappresentazione dello spettacolo di Christian De Sica, Parlami di me. Mi regalarono un teatrino come questo ed eccomi qua da bambino, papà e mamma ogni tanto. Mi portavano a cena in quei ristoranti, sapete che hanno le fotografie degli attori attaccate alle pareti? Gli attori sono così, anche quando sono scomparsi rimangono col foulard, con la voglia della ribalta eterna. E poi un giorno, nella parete, ho visto la foto di uno che mi sembrava proprio di conoscere, sorrideva, disinvolto, mi sono detto, imbecille, ma che te ridi? Ero io, Caruccio, e la mia carriera d'attore era cominciata. Hai capito, papà? Che guaio che hai combinato regalandomi quel teatrino. Due anni di tournée, le lacrime, l'emozione. Insomma, sai, più di 200 repliche. Tuo fratello, che è Alex La Rosa, il primo ballerino, ne sa qualche cosa. È stata una tournée straordinaria, un grande successo in tutta Italia, da Palermo a Torino, a Roma, insomma. Una critica sempre positiva. Speriamo di poterlo ripetere ancora altre volte e che Dio ci assista. Mio nobile signore! Sua moglie. Quando facevate la corte alla signora? Cassio! Sapeva dei vostri incontri? No, che non lo sapeva! Ma non è mai che stiamo a parlare noi! Signori, dopo 2 anni di tournée abbiamo visto prima un Christian De Sica emozionato davanti alle nostre telecamere, qui protagonista insieme a lui dopo 2 anni di grandi successi Paolo Conticini. Il corpo e l'anima, lasciando quel che resta di noi all'attaccapanni del cappello Clementine. Com'è andata? Beh, bene, grandissima emozione, perché insomma appunto dopo 2 anni di convivenza, perché abbiamo iniziato appunto 2 anni fa con le prove e poi abbiamo convissuto appunto negli alberghi, nelle varie città d'Italia dove siamo stati. Un po' come quindi, la canzone che tu canti. Nella hall dell'hotel alle 3. Nella hall dell'hotel alle 3, piano piano cadeva il pudore e nasceva un amore. Bellissimo pezzo di Claudio Mattone. Come ti sei trovato nei panni dell'attore, cantante, ballerino? Ma questa è la seconda esperienza che faccio. Avevamo fatto già un musical che si chiama Un'americana a Parigi. E lì c'è stato il mio debutto. Devo dire che la canzone per me è sempre stata una mia passione, che fin da piccolino cantavo. Quindi...